stozziti, panettieri, ladri, prostitute. E Maria era una di loro. Era stupenda Maria, era biondissima. Maria veniva al bar quando aveva finito di lavorare, veniva per sentirmi cantare. Per me era sempre una grande emozione quando la vedevo spuntare da dietro l'angolo con la sua grande gonna a fiori e la borsetta legata al polso, gli occhi neri neri, la bocca rossa. A Maria le piaceva molto come io cantavo, e ovviamente io cantavo solo per lei, e alla fine mi dava sempre 100 lire di marcia. 100 lire nei primissimi anni 60 erano dei bei soldini. Ne aveva appena guadagnate ed era un gesto di speranza tra noi due. E poi succedeva una cosa bellissima, mi faceva sedere accanto a lei, io appoggiavo la testa sulla sua grande gonna a fiori, e lei incominciava ad accarezzarmi i capelli ed io mi rilassavo dopo una lunga giornata di lavoro e mi addormentavo. Sai, la gente è strana, prima sogna un po', si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità poi mentiranno senza serietà.